Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere come gestire i dati iCloud all'interno di iOS dentro un iPad. Dunque, come prima cosa andiamo in impostazioni e ci tengo a far vedere questo qua, la beta 4 di iOS 6, come vedete 6.0. E, bom, adesso ne andiamo in iCloud. Da iCloud andiamo in backup e ripristino. Da lì andiamo a fare un tap su gestisci archiviazione. Da lì mostra tutto. Abbiamo tutti, ovviamente, i backup, i due backup. Quindi dentro i cloud io ho acquistato più spazio pagando circa 16 euro, mi pare, quello per avere altri 10 giga in più. Come vedete abbiamo preview, sarebbe l'applicazione anteprima del Mac, no? Se andiamo ad aprire Mountain Lion troviamo tutti i nostri dati salvati sui cloud appena abbiamo l'applicazione anteprima, no? Questi qua sono tutti quanti i PDF che ho anche immagini, comunque si possono avere, che sono dentro, come infatti vedete, schermata fatta, e più i PDF. Ovviamente l'unica limitazione che abbiamo adesso in iOS 5 e iOS 6 è che non ci lascia aprire vari documenti, possiamo soltanto vedere che documento è e quanto spazio occupa e basta. Possiamo appunto vedere anche TextEdit. Come vedete, TextEdit è un'applicazione nativa del Mac di Mountain Lion, però come vedete ha l'icona, adesso non si riesce a mettere fuoco perché sto registrando con un occhio del cavolo, ha un'icona, cioè, diciamo, riporta l'icona che c'è nel Mac, mentre in preview, cioè sarebbe anteprima, non porta l'icona del Mac, no? Però già vedere che abbiamo un'icona di TextEdit riconosciuta all'interno di iOS potrebbe farci, come dire, immaginare che più avanti potremmo ritrovarci un TextEdit all'interno di iOS, chi lo sa. Comunque sì, anche TextEdit, come vedete, abbiamo un documento, basta, non possiamo aprire niente. Anche le varie applicazioni di iOS, possiamo vedere i vari file che abbiamo archiviati e basta. Anche Pages, ad esempio, tutti i documenti di Pages non possiamo aprirli da qua, però possiamo gestire, come diceva appunto ai Giulio, che gli piacerebbe avere un posto dove gestire tutto quanto lo spazio che c'è dentro i cloud. Bene ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti.